Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe, prima collab ufficiale di gioco e ovviamente adesso andremo anche a leggere tutte le news di questa nuova versione 1.2.0. Allora, per quanto riguarda invece la nuova versione di gioco, ovviamente all'interno del menu principale non è cambiato niente, però come al solito abbiamo le varie notizie che ci accolgono nella nostra homepage. La prima notizia che è stata aggiunta ieri sera è stata quella del aver modificato e migliorato alcuni modelli dei personaggi presenti all'interno del gioco. Ora, non so nello specifico chi è stato ritoccato, chi è stato modificato, però se notate delle differenze con vecchi modelli e con vecchi personaggi, saprete il perché. Successivamente abbiamo la notizia delle modifiche della versione 1.2.0, quindi tutto quello che verrà modificato proprio come meccaniche del gioco, dove praticamente abbiamo il crossover con Final Fantasy 9, che ovviamente comincerà già a partire da oggi, quindi quando vedrete il video probabilmente la campagna sarà già cominciata. Successivamente è stata aggiunta la meccanica che vi ho già spiegato, anzi più che altro vi spiegherò, perché credo che uscirà un po' più tardi il video dell'evento di Final Fantasy 9, perché questo è un video generale, poi invece uscirà successivamente tutto quello che c'è da sapere sulla campagna di Final Fantasy 9, ma ve lo accenno qui. Praticamente si otterrà un bonus per un bonus in percentuale di ottenimento oggetti grazie grazie a ciò che equipaggerete. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le armi e tutti gli equipaggiamenti della collab di Final Fantasy 9 vi permetteranno di incrementare il tasso di ottenimento degli oggetti. I costumi, per esempio di Tifa e di Cloud, daranno un 20% in più, mentre invece le armi daranno un 10% di base più un 10% per ogni overboost, fino a un massimo di 100% come moltiplicatore. Questa è una cosa caruccia in realtà, perché lo applicano già diversi giochi, avere comunque equipaggiamenti e personaggi sinergici di eventi per darti comunque una ricompensa maggiorata. Qui praticamente abbiamo la stessa cosa. Notizia invece che ieri mi ha fatto un attimino sussultare e mi ha fatto un attimino rimanere così quasi indisposto è che finalmente sarà presente l'update del nuovo capitolo di storia di Final Fantasy 7, capitolo 4, Cloud's Memories. Ragazzi, Cloud's Memories, il riferimento mi sembra abbastanza palese, ovvero all'arrivo a Cittadina di Calm e successivamente spiegazione del ricordo di Nibelheim. Quindi il nuovo personaggio potrebbe essere Sephiroth adulto? Non lo so, non ci voglio pensare, basta, per il momento va bene così. E stanno comunque ancora decidendo quando effettivamente rilasciare questa parte di capitolo. Nel momento in cui avranno deciso, avremo l'annuncio sia su Twitter che in gioco. Inoltre è stato aggiunto il comeback feature, ovvero dove i giocatori che hanno loggato tanto tempo fa, o comunque in base al periodo dell'ultimo login, si avranno dei bonus che sarà possibile effettivamente ottenere all'interno del gioco. Inoltre verranno inseriti anche dei bundle che potranno essere comunque riscattati o acquistati in base alla vostra mancanza all'interno del gioco. Questo comunque ci tengo a precisare che è un ottimo periodo per riprendere il gioco o per cominciarlo per coloro che erano scettici e non volevano in un modo o nell'altro partecipare a questo gioco. Quindi io vi consiglio comunque magari di provarlo, di dargli un'occhiata o di riprovarlo e di riconsiderarlo se lo avete abbandonato per un motivo o per un altro. Perché questo? Perché i vari bonus e i vari pacchi saranno differenti
per i giocatori che avranno effettuato un non login da 0 a 14 giorni, da 14 a 30 giorni o 30 più giorni. Quindi ci saranno praticamente tre livelli di compensazione per i giocatori che hanno in un qualche modo abbandonato la nave, e verranno ricompensati in base a quanti giorni non si sono praticamente collegati. Altre cose che invece sono state modificate in questa nuova applicazione sono la nuova icona, che adesso vedrà praticamente Cloud e Gidan messi insieme proprio per la collab di Final Fantasy IX, e poi qualche miglioramento alla quality of life. Successivamente abbiamo il banner ufficiale del, diciamo, la notizia ufficiale del crossover con Final Fantasy IX, che questo è tutto già spiegato con il video che uscirà praticamente subito dopo questo, perché farò uscire comunque una tripletta di video oggi, dove il primo sarà l'aggiornamento in generale, il secondo sarà la campagna e poi la mia personale valutazione del banner che ufficializzerà questo, diciamo, questo evento, questo crossover. Quindi avremo la possibilità tramite questo crossover di ottenere ben 15 giorni con multi summon gratuite. Ecco perché è un ottimo periodo per ricominciare a giocare, proprio perché ogni giorno per 15 giorni avremo a disposizione una multisummon gratuita che vi avviso già contenere tutte le armi del gioco tranne quelle di Halloween e quelle ovviamente del banner crossover con Final Fantasy IX, fino al 24 novembre, che da noi sarà comunque 25. E poi successivamente sarà possibile tramite tutta la campagna ottenere 150 free draws in totale, ma al tempo stesso un totale anche di 9000 gemme blu che saranno distribuite con un premio login che potrà essere riscattato fino al 23 di novembre, che da noi sarà il 24 novembre, per ottenere appunto 3000 gemme. Quindi le potremo ottenere nel box, e queste ce le danno subito, quindi queste le hanno già date. Successivamente avremo altre 3000 gemme che si otterranno tramite i login di tutta questa campagna di Final Fantasy IX, e poi infine avremo le missioni che ci consentiranno di ottenere le ultime 3000 gemme. Quindi abbiamo praticamente 9000 gemme distribuite in diversi momenti. Ovviamente tutte le gemme saranno ovviamente raccimolabili anche tutte in una volta. L'importante sarà ovviamente rispettare le condizioni. Certo, il login, giustamente, se lo perdete non so quanto potreste recuperare, però fondamentalmente sono tutte recuperabili. Successivamente abbiamo anche una campagna che ci accompagnerà in questo caso per tutta la durata dell'evento, in cui avremo praticamente un 20% per quanto riguarda il success nel potenziamento critico delle nostre armi, e un 30% addirittura di incremento per il guadagno di oggetti nel Weapon Enhancement Quest. Quindi gli oggetti che ci consentono di potenziare le armi, avremo un drop del 30%. Il calcolo che viene effettuato per quanto riguarda l'ottenimento degli oggetti, dovete sapere che praticamente dopo aver applicato la formula di moltiplicazione, il vostro bottino sarà arrotondato al primo decimale, quindi vuol dire che sarà arrotondato tutto per difetto, in poche parole. Quindi se voi avrete, che ne so, 1,2, 1,3, 1,4 fino a 1,9, purtroppo verrà arrotondato tutto per difetto, quindi anziché essere 1,9 portato a 2 sarà 1,9 portato a 1. Quindi o superate l'unità decimale oppure otterrete la ricompensa in numero inferiore. Successivamente avremo i pacchetti che verranno aggiunti allo shop, che saranno a tema crossover Final Fantasy IX. Qua già c'è un bel ticket per scegliere un'arma a propria scelta, 5 stelle, che non è affatto male. E ovviamente saranno pacchetti disponibili per un tempo limitato di tempo, quindi poi andrete voi stessi a controllare lo shop e vedrete voi stessi quali pacchetti magari vi interessano e poterli shoppare come meglio pensate. E tutto questo ovviamente sono le solite notizie, sono le solite note che noi già conosciamo e che già sappiamo.
Altre cose che invece vi posso dire, perché sono già presenti all'interno del gioco, ci saranno degli altri eventi che probabilmente subentreranno durante questo periodo, dove avremo la campagna dei 7 milioni di download, quindi spero che comunque ci diano qualche cosa di interessante all'interno del gioco o magari qualche ricompensa particolare. Quindi già 7 milioni di download, che sono veramente veramente tanti. Il bonus ovviamente del comeback, quindi la campagna del figliol prodigo che ritorna a casa, dove praticamente tutti i giocatori, a prescindere chi ha acquittato, chi non ha acquittato, eccetera eccetera, otterranno 20 ticket e 20 stamina tonics. Quindi è veramente un buon periodo per cominciare o ricominciare, questo ci tengo a sottolinearlo. E poi ovviamente la Frenzy Battle, che praticamente arriverà, penso già sarà arrivata, io ora mentre sto registrando ancora non abbiamo la possibilità di vederlo, ma essendo che comunque il Golem, l'Iron Giant, è praticamente finito come evento, adesso verrà rimpiazzato appunto dalla Frenzy Battle, come è stato per Sephiroth, quindi battaglia singola che ci consentirà di ottenere 1000 gemme e il riconoscimento del nostro valore per chi ha affrontato anche questa Crash Battle. Detto questo, non c'è altro da aggiungere. Tra pochissimo, tra circa una mezz'oretta, uscirà il prossimo video, quello sulla campagna di Final Fantasy IX, quindi tutte le informazioni dettagliate le troverete in quel video, e poi successivamente ancora uscirà il video di analisi o comunque valutazione personale del banner in collaborazione con Final Fantasy IX. Vi anticipo che comunque è un buon banner, quindi state tranquilli. Detto ciò, noi ci becchiamo stasera comunque su Twitch per ovviamente parlare, pullare possibilmente, vediamo se c'è possibilità di pullare, e ovviamente completare insieme, fare le cop e tutto quello che c'è da fare riguardante l'evento di Final Fantasy IX. Vi ringrazio ancora per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!